Sai quando si chiama? Quando si conosce bene e non si pare. Ma Filomena Marturana bene non lo conosce. E quando si conosce solo un male non si chiama. La soddisfazione chiamere Filomena Marturana non l'ha potuta mai avere. Come all'ultima re femmina mi trattato sempre. E non parlarmi quando si era giovane, che uno poteva ricevere bene sorte, la presenza. Mamma, all'ultima, a 53 anni, si arredino quei fazzoletti sporchi e rossetti, che mi fanno schifo. L'Associazione Culturale di Volontariato Altavilla Viva ha ideato anche in questa estate 2012 qui ad Altavilla Silentina un ricco cartellone di eventi. Ne parliamo con il presidente di Altavilla Viva, Piero Lettieri. La nostra associazione opera da tanto tempo sul territorio. Anche quest'anno abbiamo pensato un ricco tabellone di eventi. È iniziato con il trofeo Sant'Antonio e i giochi per i bambini nei festeggiamenti del nostro santo protettore. Ci sarà il trofeo Tre Torri, un torneo di calcetto che si terrà presso il campo sportivo San Francesco, frammenti d'autore e altre iniziative nel centro storico con serate musicali. A proposito di frammenti d'autore, questa sera qui ad Altavilla si sta svolgendo questa serata che coniuga musica e teatro attingendo al repertorio classico napoletano. È una manifestazione ideata da Alfredo Crisci e il maestro Alfonso Caramante. Hanno pensato di fare un tributo ai grandi artisti della cultura napoletana, sia teatrale che musicale. Possiamo citare Totò, possiamo citare Peppino, Edoardo De Filippo e tanti altri grandi attori della nostra cultura partenopea.